Quello che chiediamo è soprattutto la salute, prevenzione e salute. Gli abitanti di Spinetta non chiedono, chiedono fortemente queste due cose. Io sono stato uno dei volontari che ha partecipato l'anno scorso a un esame del sangue per il controllo della presenza di PFAS nel sangue. Esami che sono stati fatti dall'ospedale universitario di Liegi e che hanno riscontrato nella popolazione di Spinetta dei livelli di PFAS rispetto a popolazioni non esposte che vanno dai 5 a 10 volte superiore. Io stesso nel sangue ho un livello per cui le linee guida del biomonitoraggio umano dicono che è un livello che mi può portare a problematiche di tumori, tumore alla tiroide, tumore ai reni, che non devo più assumere o entrare in contatto con queste sostanze. Quello che chiediamo è una verifica su tutta la popolazione della Fraschetta, uno screening degli esami che identificano se la presenza di questi composti perfluorati nel sangue e soprattutto un protocollo sanitario specifico per tutti gli abitanti della Fraschetta per una prevenzione e per la salute. Lei si è rivolto al suo medico? Mi sono rivolto al mio medico, che purtroppo non può fare nulla se non in presenza di un protocollo sanitario specifico. I dottori non possono dare degli esami se non hanno delle linee guida in cui gli dicono che per determinate popolazioni devono essere eseguiti determinati esami.